Ben ritrovati. Lettura del commento al Vangelo di padre Hermes Ronchi di domenica 7 maggio 2023. La strada di casa. Verità sei tu quando ti prendi cura e custodisci, ti fermi accanto all'uomo bastonato dai briganti, quando sai mettere sentore di primavera dentro un'esistenza. Via, verità, vita. Parole immense che scappano da tutte le parti, ma che sempre fanno centro nel nostro cuore. Io sono la via, la strada che è molto più di una stella polare che indica, pallida e lontana, la direzione. È qualcosa di vicino, solido e affidabile, dove posare i piedi. Il terreno, battuto dalle orme di chi è già andato oltre e che ti assicura che non sei solo. La strada è libertà, nata dal coraggio di uscire e partire, come Abramo. La Bibbia è piena di strade, di vie, di sentieri e di futuro che chiama. Davanti all'uomo non c'è una non strada, ma un ventaglio di strade. Ma Gesù specifica: la strada sono io. Non c'è allora un sentiero, ma una persona da percorrere, sulle sue orme, i suoi gesti, i suoi ideali controcorrente, sulle sue scomode scelte. Alla base della civiltà occidentale, la storia e il mito hanno posto due viaggi ispiratori, quello di Ulisse e del suo avventuroso ritorno a Itaca, il cui simbolo è un cerchio, il viaggio di Abramo, che parte per non più ritornare, il cui simbolo è una freccia. Gesù è via che si pone dalla parte della freccia, a significare non il semplice ritorno a casa, ma un viaggio mai finito, verso cieli nuovi e terra nuova, verso un futuro tutto da creare. Io sono la verità. Non in una dottrina, in un libro, in una legge migliore delle altre, ma in quel io sta la verità, nella vita di Gesù, venuto a mostrarci il vero volto dell'uomo e di Dio. Verità è un termine che ha la stessa radice latina di primavera, ver veris, verità che risorge coraggiosa e amabile. Se invece è arrogante, senza tenerezza, aggressiva e dispotica, se è gridata con le parole di pietra dei fondamentalisti, allora non è una voce di Dio. E la verità sei tu quando ti prendi cura e custodisci, asciughi una lacrima, ti fermi accanto all'uomo bastonato dai briganti, quando sai mettere sentore di primavera dentro un'esistenza. La verità è la sorella della tenerezza, insieme cercano la comunione. Il cristianesimo non è un sistema di pensiero, ma una storia e una vita, dice François Mauriac. Io sono la vita. Che hai a che fare con me, Gesù di Nazareth? La risposta è una pretesa perfino eccessiva. Io faccio vivere. È questa la richiesta più diffusa dei Salmi. Dio, fammi vivere. È la supplica più gridata da Israele, che è andato a cercare lontano il grido di tutti i disperati della terra, e l'ha raccolto e lo custodisce nei Salmi. Vita è tutto ciò che mettiamo sotto questo nome. Futuro, amore, casa, festa, riposo, desiderio, Pasqua, generazione e abbracci. E ciò vuol dire che il mistero di Dio non è lontano, è strada sottesa ai suoi